Parliamo della toolbar. La toolbar è la parte in alto che possiamo vedere dove compare il logo. Ecco qua dove sto toccando, dove compare il logo e dove compaiono questi quattro pulsantini. In modalità advanced i pulsantini diventano 5 perché si unisce una parte, diciamo, piuttosto, diciamo, complessa, giusto che sia da esperto, nella quale si può profilare finemente l'audio BT del Bluetooth. Torniamo alla modalità principiante. Bene, allora cosa si vede nella toolbar? La toolbar partendo da sinistra si vede il logo dell'app, si vede la versione. Dopodiché, primo pulsante che incontriamo ci dà la possibilità di vedere in che stato si trova l'app e se lo proviamo passiamo da abilitato a disabilitato e viceversa. Ecco, il colore dello sfondo ci dice in che situazione generale si trova l'app, quindi verde se abilitata, rosso se è disabilitata, giallo se ci sono problemi con il text-to-speech installato sul telefono, quindi la parte diciamo vocale, arancione ad esempio se abbassiamo il volume della suoneria o se lo portiamo diciamo in stato silenziato, ecco in questo caso la Mi app vi avverte che assume, meglio dire, assume che non volete essere disturbati e non parlerà, però vi avverte giustamente che avete messo una e vedete che compare anche l'icona di altoparlantino con la X sopra, che vuol dire che in questo momento non parla. Ecco, c'è la possibilità di fare un override di questo se andate a settare un'opzione in modalità advanced, che vi consiglio, si chiama anti-silent, anti-silenzio, e quindi vi darebbe la possibilità di avere le notifiche anche quando il telefono è silenziato. Ma chiaramente dovete impostare un'opzione apposta affinché questo possa accadere. Ok, torniamo alla normalità. Ecco qua. Bene, ci sono anche altre correzioni, come per esempio il blu scuro quando è in modalità sleep, quindi quando impostate dei periodi di silenzio a orario, o anche il colore grigio o viola quando non è attivata l'abilitazione di accesso alle notifiche. Ok. Allora, procediamo a questo punto. Ecco, cosa compare? Come iconcina, vedete che adesso ci è disegnato un altoparlante in funzione, ecco, e quindi vuol dire che sta funzionando tutto regolarmente. Se ci mettessimo il jack con la cuffia, lo faccio adesso, ecco, dopo 5-10 secondi vi avvertirà che avete collegato il jack con la cuffia. Nel caso che mi è caduto, dov'è? Eccolo qua. Nel caso che colleghiate il vostro auricolare o il vostro dispositivo Bluetooth, ecco qua, vedete, parlantino vicino del mio auricolare. E adesso è collegato e lo vedete anche qui in alto. Controllate bene, la riga vi dice attivato MemBT Here, cioè Bluetooth collegato, e vi dà anche il nome del device, del dispositivo Bluetooth collegato. E in alto è comparso il simbolo del Bluetooth, ecco, che vi fa capire che siamo collegati in Bluetooth e non con l'altoparlante. Adesso scollegherò il dispositivo. IR disconnesso da Bluetooth. Ovviamente la mia app se mi accorge e si aggiorna anche la scritta. Adesso è di nuovo collegato allo speaker, ovvero all'altoparlante. Ok, ecco, avete visto, quindi adesso passiamo al terzo. Qui il simbolo Bluetooth è in blu, che vuol dire che è attivo. Ecco, fosse grigio, ovviamente vorrebbe dire che non è attivato il Bluetooth. Da qui potete fare eventualmente connessioni e via così agli apparati singoli. Ecco, la seconda control vi dà la possibilità di controllare un po' tutti i volumi, in particolare. Questo qua è quello che è collegato al Bluetooth, è un diciamo, volume nascosto, nel senso che in documenti, in Android non viene detto che c'è, però
però c'è possibilità di farlo. È un pochino, diciamo, fuori standard, però nel caso che sentiate basso il volume nel vostro auricolare, utilizzate questo, muovetelo un po' di volte perché certe volte, non essendo standard, non viene preso bene. Ok. Detto questo, ecco, c'è la possibilità chiaramente di cambiare il volume con cui vengono dette le notifiche, il volume principale, e l'ultimo controllo in fondo è quello relativo all'help, diciamo, all'help testuale, dal quale potrete selezionare, diciamo, i testi che vi interessano e avere un aiuto. Ok, diciamo in generale. Abbiamo detto tutto, un'ultima cosa, passiamo un attimino alla modalità Advanced. Questa è l'ultimo tastino che non vi ho detto, è quello della profilazione dell'audio BT, ma questo lo spiegheremo meglio nella sezione apposita quando parleremo del Bluetooth in modalità avanzata.